porco, ci devo prendere questo. Cacchio, prendi questo. Sento bussare, ma chi potrebbe essere? Sento un bussare continuo. No, ma forse sarà solo il mio impresso. Ma il bussare, sta sempre più intenso il bussare, ma chi cacchio può essere con Giulio? Prendi questo, cacchio, non risponderà. Porco Giuda, sta arrivando, ma chi è a quest'ora? Ritte! Roccio. Ma dove è Duraccio? Ah, il mio amico. Finalmente me l'ha portato. Ok! No, ma non finisce qua, no. Duraccio, ma dove te ne vai? Noi dobbiamo fare le recensioni, porco Giuda, ma dove te ne vai? Così vuoi finirla. Power guys! Ok, ho capito. Duraccio, devo fare un Fazzares unboxing col Deo Giovini. Fazzares sì, che Mario Giuseppe la dire la solita cosa. Lo farò, maestro Duraccio. Finalmente ho temperato i miei doveri. Compirò il volere di Michele Duraccio. Ecco davanti a noi finalmente il Neo Geo Mini, che molti di voi sicuramente conosceranno già. Mini cabinet che rappresenta praticamente un Candy Cab Neo Geo MVS, creato praticamente qualche anno fa per celebrare i 40 anni di SNK. Poi vabbè, la solita scritta Pro Gear Spec Advanced Entertainment System. Molti di voi che conoscono lo startup screen del Neo Geo conosceranno bene questa scritta, il simbolo Neo Geo. Sì, appunto, rappresenta un vecchio Candy Cab MVS. Poi, come molti di voi sapranno, questa non è l'unica versione esistente del Neo Geo Mini, esistono anche altre versioni. Questa che ho preso io, ovviamente, è la classica versione giapponese, che rappresenta appunto il Candy Cab giapponese proprio come colorazione. E poi esistono anche una variante internazionale uscita da noi, che io ho trovato in vendita addirittura dall'expert locale, oppure varie versioni dedicate al reboot di Samurai Showdown. Ognuna rappresentava un personaggio tra Haomaru, Ukiyo Tachibana e Nakoruru, anche molto carino come variante. Poi una variante Ace uscita solo a Hong Kong, se non erro, in Cina, comunque color dorato, oppure una versione natalizia che costava il doppio. E le uniche differenze, a parte le solite differenze cosmetiche, erano differenze dal punto di vista dei giochi inseriti praticamente in memoria, quindi era più roba per collezionisti praticamente, come questi mini cabinet sono soprattutto delle operazioni per collezionisti. Ho già ne ho unboxato uno su questo canale, link in alto a destra, il Lastro City Mini Arcade di Sega, molto bello, secondo me superiore a questo Neo Geo Mini. Ho fatto anche una piccola comparison. Poi è uscita anche l'Arcade Stick Pro, una sorta di Pandora Box legale di SNK, che conteneva meno giochi di questo Neo Geo Mini, ma può essere collegata se non era un PC, e soprattutto a questo Neo Geo Mini per usarlo proprio come Arcade Stick per il Neo Geo Mini. Per me è abbastanza inutile, ma se l'avete comprata, buon per voi, un oggetto da collezione molto carino. Ecco qua, vediamo il logo che festeggia i 40 anni della SNK. Fondata nel 1978, amici miei. The Legacy Lives On. Ecco il mini cabinet, come potete notare, è una riproduzione di un Candy Cab giapponese abbastanza fedele, nei limiti del possibile. Vediamo l'altra costa. Vabbè, nessuna sorpresa, immagine speculare a quella di prima. La parte alta, il logo Neo Geo Mini. La base. La retro cover, praticamente il solito logo del 40° anniversario di SNK, Neo Geo Games, Neo Geo 40 giochi. Allora, i giochi sono tutti in versione Neo Geo AES, quindi supportano anche la memory card e i salvataggi attraverso essa, però feature abbastanza inutile perché ci sono i save states. Da ricordare che il Neo Geo AES, se non erro, è proprio la prima console a supportare una memory card, anche se spesso le funzioni di questa memory card erano abbastanza inutili, come per esempio giocare un gioco su Neo Geo AES e poi riprendere lo stesso gioco in sala. Cioè, chi cacchio andava a giocare in sala con un gioco quando l'aveva già in versione Neo Geo AES? Altri soldi da sprecare, non lo so. I giochi inclusi sono King of Fighters 94 fino al 2003, tutta la serie dei King of Fighters per Neo Geo. Il 2003 c'è proprio per PS2, poi gli altri ce li ho digitali, Switch oppure su Neo Geo AES. Su Neo Geo AES
li ho praticamente dal 94 al 98. Poi abbiamo Shin Samurai Spirits, per il secondo Samurai Spirits Showdown. Abbiamo anche recensito il primo con Michele Duraccio, link in alto a destra. Poi il quarto Samurai Showdown, il Samurai Spirits Zero Special, il Samurai Showdown 5 praticamente special da noi, Fatal Fury Special, anch'esso recensito con Michele Duraccio, link in alto a destra. Real Bout 1, Real Bout 2, Garou Mark of the Wolves, anche questo recensito con Michele Duraccio, sempre link in alto a destra. World of Warcraft Perfect, questo c'è proprio per Sega Saturn. Tizune Encounter Tag Battle, praticamente il sequel di Savage Reign, questo ce l'ho digitale con il prequel su PS4. Il primo Art of Fighting, ce l'ho fisico su S, oppure l'abbiamo recensito con Michele Duraccio, link in alto a destra. Vi sto riempendo di link. I due Last Blade, Ninja Masters, fighting game della IDK abbastanza carino. Gun Gun, sempre di IDK, conosciuto da noi come Aggressors of Dark Combat, un incrocio fra un beatmap e un fighting game. King of Monsters 2, praticamente una sorta di incrocio fra beatmap e fighting game per certi versi, wrestling game. Cyber Leap, il progenitore di Metal Slug, Run and Gun molto carino. Shock Troopers 2, una sorta di Run and Gun con visuale dall'alto che assomiglia un pochino a Mercs. Top Hunter, platform side scroller action molto carino, questo un Neo Geo ultimamente assoluto di parecchio. Ninja Commando, che è praticamente uno shoot 'em up verticale con visuale dall'alto. Burning Fight, che qualche mio amico definirebbe il miglior beat'em up mai creato, o comunque il migliore per Neo Geo, un clonazzo di Final Fight per certi versi con alcune feature originali. Metal Slug 1, non c'è bisogno di presentazioni, il run and gun più famoso della storia. Metal Slug 2, sì, quello ovviamente. Metal Slug 3, questo pure abbiamo fatto un video con il mitico Duraccio, un Duraccio for Play. Sengoku 2001, praticamente, un beatmap a scorrimento della serie Sengoku. Questo ASO 2, praticamente. Alpha Mission 2. Twinkle Star Sprites. Sia Twinkle Star Sprites che ASO 2 praticamente sono degli shoot'em up verticali, solo che Twinkle Star Sprite è più una sorta di incrocio tra shoot'em up verticale e puzzle game. Poi abbiamo un altro shoot'em up, anche questo trattato sul mio canale, ho unboxato la versione AS, una repro, Blazing Star, magnifico shoot'em up orizzontale. Top Player Golf, gioco di golf abbastanza di merda, avrei preferito Neo Turf Masters onestamente al posto di questo. Il primo Super Set Kicks, infine preferisco il secondo, onestamente questo è troppo arduo per me, la visuale è troppo dall'alto, diciamo, non mi piace molto. Poi Joy Kid, che sarebbe un clonazzo di Tetris. Poi varie specifiche, porta l'HDMI, però non il cavo HDMI normale, ma il cavo HDMI mini che dovete comprare da parte, mossa abbastanza loffia da parte di SNK, a differenza dell'Astro City Mini che praticamente aveva un cavo HDMI normale incluso, invece qua non c'è incluso un cazzo, lo dovete comprare da parte, ma non l'ho comprato perché per me è inutile giocare un mini cabinet sulla TV. Si perde il fascino di giocarci sul mini cabinet, anche se i controlli non sono perfetti ovviamente. Qua la lunghezza di alcuni cavi, 2 metri, queste cose così. Praticamente gli accessori, tutto in giapponese. Ok, lo possiamo aprire. Ecco qua, lo apriamo. E verifichiamo gli splendidi contenuti di questa box. Molto carina. Allora, qua c'è la cavetteria praticamente. Box bianca con la cavetteria. Il Neo Geo Mini in tutta la sua bellezza. Vediamo cosa c'è. Le istruzioni ovviamente. Allora, questi sono i contenuti della scatola bianca di prima, degli splendidi stickers che non applicherò mai, marchise, cose così abbastanza carini, ma io non li applico, li tengo stipati, non che abbia intenzione di rivenderlo, però non si sa mai. Comunque molto carini questi stickers. Poi il solito cavo mini USB di tipo C. Poi questa scatolina è un bonus che mi hanno dato proprio gratuitamente per questo acquisto, un bonus extra molto carino, molto gradito, ma ve lo faccio vedere, non è niente di particolare comunque. Praticamente è un contenitore di plastica colorato d'argento, molto carino, con logo Neo Geo. All'interno potete metterci dei foglietti, non so, i salviettini. Comunque un extra molto figo, ringrazio il venditore per avermelo donato, molto, molto carino, very appreciated. Ok, passiamo al libretto di istruzioni. Ovviamente non ci soffermeremo più di tanto, un banalissimo libretto in bianco e nero, giusto per vedere come si attiva sto calcio di Neo Geo Mini, niente di complicato.
la funzione dei vari pulsanti, la possibilità appunto di attaccare ai lati dei pad venduti da parte, praticamente hanno la forma dei pad tipici del Neo Geo CD, però senza il click degli stick. Questi stick non cliccano, mi dispiace, amici miei. Si attaccano ai lati, ci sono delle prese apposite. Se non sbaglio, delle prese mini USB o qualcosa di simile. Che non ne ho comprato nemmeno uno, e sinceramente mi va bene così. Anche se ammetto che i controlli del Neo Geo Mini non sono i più comodi. Il pad è sicuramente utile per chi non sa sopportare i controlli scomodi, soprattutto con i fighting games. Sì, è effettivamente una presa USB di tipo C per questi controller Neo Geo CD style. Vi ricordo ovviamente che per attaccare sto cacchio di Neo Geo Mini alla parete avete bisogno del classico adattatore per telefonini di 5 volts praticamente, ma ce l'avete un po' tutti. Ovviamente con la presa USB del cacchio. Niente da segnalare, libretto di istruzioni abbastanza banalotto. La lingua inglese proprio probabilmente. Non ci interessa, comunque abbiamo visto tutto quello che c'è da vedere. Ora passiamo al pezzo forte, il Neo Geo Mini. Ecco qua, il Neo Geo Mini col suo aspetto abbastanza giocattoloso. Come detto prima, la versione giapponese riproduce appunto in maniera molto fedele un Candy Cab Neo Geo MVS giapponese, a differenza della Release International che ha dei colori completamente differenti. E perciò ho preferito questa versione giapponese. Poi anche nei giochi inclusi hanno alcune piccole differenze. Lo schermo è di 3,5 pollici, più che decente sinceramente, fa pure la rima. E praticamente rispetto alla versione International ci sono alcune differenze a livello di contrasto, di illuminazione, sono un pochino differenti gli schermi, ma di poco. Logo della SNK, la levetta, lo stick. Niente click, mi dispiace amici miei, il click dello stick del Neo Geo CD qua è totalmente assente, come nei pad di cui ho parlato prima. Pulsanti Start e Select, pulsanti A, B, C e D colorati come i pulsanti del Neo Geo CD. Logo Neo Geo. Di lato la porta in USB di tipo C per collegare un pad oppure l'Arcade Stick Pro, quella sorta di Pandora con una manciata di giochi incorporati uscita qualche anno fa, se proprio l'avete comprata. Io ne ho fatto a meno, onestamente. Allora, il pulsante di accensione Neo Geo, questa praticamente è l'entrata mini USB, praticamente un cavo con un'estremità mini USB e un'altra estremità a grandezza normale. Dovete comprare un cavo apposta proprio da SNK, se non erro, oppure da qualcun altro, non lo so. Io non l'ho comprato perché non lo collego alla mia TV, onestamente, non ne sento il bisogno. Poi la classica presa per le cuffie, che non può mancare. La presa mini USB per l'alimentazione di tipo C, come abbiamo già detto prima, sono tre le porte mini USB di tipo C. Questa è la terza per il secondo player, praticamente per giocare in multiplayer, soprattutto i fighting game. Sicuramente con dei pad vi divertirete di più, questo è poco ma sicuro, perché i controlli fanno abbastanza cagare, anche se mi sono abituato abbastanza velocemente. Questa è la base, il logo HDMI, il logo SNK, made in China, come tutto d'altronde. Input per 5 volt. Ok, ne possiamo fare un bel lenzo. Ok, lo accendiamo. Classico logo del 40° anniversario di SNK. Non può mancare, il logo Neo Geo, anche esso non può mancare. Ed ecco qua, la dashboard del Neo Geo Mini. Ne possiamo selezionare uno dei 40 titoli. Allora, vediamo un po' i settings. Language, inglese, si possono selezionare anche coreano, cinese, penso, giapponese, non mi interessa. Inglese tutta la vita, la mia seconda lingua. Sort, come praticamente ordinare i titoli. Default, sarebbe, vabbè, il settaggio base. Recently played, praticamente, partendo dall'ultimo che abbiamo giocato. il più recente. Brightness, praticamente la luminosità. Volume, il volume. Cose che non ci interessano, possiamo anche tornare indietro. Help, vabbè, praticamente SNK Facebook, Twitter, Neo Geo Mini Official Website, vabbè, i classici Q-code da vedere col telefonino, con la nostra fotocamera, con roba che non ci interessa. Copyright, ok, tutti i copyright, penso anche relativi alle emulature che hanno usato, non so, blah, blah. Ok, ricordo che selezionando la lingua, se non erro, viene selezionata anche la versione del titolo.
Io per esempio giocherò adesso a King of Fighters 2003 la versione occidentale, non la versione giapponese perché ho messo la lingua inglese. Ecco qua, questo è uno dei King of Fighters che ho giocato di più su emulatore, soprattutto oggigiorno possiedo il port PS2 perché la versione Neo Geo costa cifre gastronomiche. Allora, questa è la versione AES, quindi possiamo scegliere varie opzioni. Partiamo direttamente col team play, è buono. Ok, vabbè, varie combinazioni di tasti, non ci interessa. Allora, cerco il solito Kyoku Sanagi, questo altro lato in contrapposizione con il rivale, arcirivale di Ori Yagami. Poi c'è Terry Bogard con il suo costume di Garou Mark of the Wolves. Yosuke Kazaki è sempre lo stesso, ovviamente. Questo è il primo gioco della serie ad avere un tag system Marvel contro Capcom style. All'epoca su emulatore ci ho giocato tantissimo. Rimane uno dei miei preferiti sul Neo Geo, anche se non è certamente uno dei migliori. 98 è nettamente superiore a mio avviso. Foxtas è anche il 2002. Giocare con questo stick è abbastanza difficile, ma ci proverò per voi. Come vedete la brillantezza dello schermo LCD è abbastanza buona, assolutamente un ottimo LCD, secondo me. LCD. Cacchio, che dash, prendi questo! Perdonatemi il mio gameplay non perfetto, ma giocare con sto coso è abbastanza abile. Devo comprarmi il pad, anche se poi la cosa va snaturale, ovviamente, operazione nostalgica di giocare col minicap. Giulia! Ok, questa è la super mega che può fare solamente il leader team. Non mi ricordo bene, cioè no. Come cazzo si chiama questa super mossa? Vabbè, la super mega. L'emulazione è abbastanza decente, ma ovviamente avere il gioco in versione MVSAS è un'altra cosa. Sono sempre delle piccole imperfezioni. L'emulazione perfetta non esiste, cari amici miei, lo sapete benissimo. Ok, passiamo al prossimo gioco. Per uscire dovete premere Start e Select contemporaneamente e accederete a questo menu dove possiamo appunto uscire, salvare, caricare, vabbè, praticamente cambiare la luminosità del volume. Non salvo un cacchio, esco direttamente. Ok, vediamo il prossimo gioco. Non poteva mancare il solito Metal Slug. Il primo, quello a cui sono più affezionato perché è l'unico che ho visto in sala. Io possiedo la Metal Slug Anthology su PS2 e PS4, una collection di tutti i Metal Slug Neo Geo più Metal Slug 6 uscito per scheda Atomy Sweet. Ok, Nazca Corporation 1996. Ok, essendo la versione Neo Geo AES, niente autofire, mi dispiace, devo premere in continuazione per sparare, cazzo! Comunque, anche in questo caso l'emulazione è più che decente, anche il sonoro è abbastanza buono. Per essere uno schermo piccino picciò, attaccato alla TV non rende benissimo da quello che ho sentito in giro, addirittura gli H per Switch e PS4 hanno una resa grafica migliore, cioè più vicina agli originali rispetto a questo Neo Geo Mini, ma penso che molti non l'avete comprato per giocarci sulla TV, ma per giocarci proprio sul mini cabinet. E questa è l'operazione nostalgia. brucia! Sto gioco portato anche su PS1 e Saturn con risultati discreti, soprattutto su Saturn grazie alla RAM card di Mega. Ah, prendi questo! Ok. L'emulazione comunque per me è decente, poi ovviamente i fanatici troveranno mille difetti, ovvio. Ci sta assolutamente. Ok, Metal Slug 1 lo conoscete un po' tutti, un grande classico assolutamente, un gioco leggendario, il mio preferito della serie assolutamente, perché come ho detto prima è l'unico che ho visto in sala all'epoca. Sto pilotando uno slug appunto, i veicoli della serie che danno il nome alla serie praticamente, questi cavalli armati che sembrano usciti da un anime giapponese. Ok, passiamo al prossimo. Ok, Twinkle Star Sprite. Logo Neo Geo, comunque un grandissimo shoot'em up puzzle game di ADK Corporation, veramente molto originale, convertito anche per Sega Saturn e Dreamcast.
Ok, game start. C'è anche una versione Neo Geo CD, se non erro. Questo è uno dei miei giochi preferiti su Neo Geo Mini. L'ho anche completato sprecando 10.000 crediti. Molto carino, un ibrido puzzle game shoot em up verticale, veramente molto riuscito. Lo dovete provare, fantastico. Poi magari prima o poi recupero la versione Dreamcast. Dicono che sia la migliore o qualcosa di simile, non lo so. Se mi sbaglio, ho avuto anche un sequel, mi pare uscito per console della sesta generazione, mi sembra, per PS2, boh, non ricordo benissimo. Comunque ha avuto un sequel, questo è simile. Devo competere col tizio sulla testa, praticamente, come i classici puzzle game competitivi. Devo fare le classiche chain, colpire nemici in sequenza, praticamente, per fare danni al tizio sulla destra, che non si manca di chi cacchio sia. Posso anche caricare il mio sparo. La tizia è la classica streghetta, la compagna di Nata de Cotton, la serie Cotton, secondo me, o della tizia di Magical Chase per PC Edge. Solita streghetta che spara. Ah, cacchio, ho perso, sono muto. Ok, questa streghetta sembra uscita proprio da Magical Chase. Assolutamente fantastico questo titolo, assolutamente consigliato, cari amici miei. Victor Attack. Se non mi sbaglio, è presente anche una collection di titoli di IDK per PS2, non vorrei errare. Insieme a Ninja Masters e Gangan, conosciuto da noi come Aggressors of Dark Combat. Ok, passiamo proprio ad un altro gioco di IDK. Come avete potuto vedere, Ninja Masters, uno dei titoli più sottovalutati della Softec Neo Geo, assolutamente. Fighting game molto carino, assolutamente, ma arduo come la fame, almeno per me. Ok, personaggi abbastanza anonimi, ma non è questo il punto di forza di questo gioco. Praticamente la cosa più figa di questo gioco è che si può combattere sia a mani nude sia armati, come nel più classico dei Samurai Showdown, Bardo Spirits. Cacchio, come si caccia l'arma fuori, non mi ricordo. Comunque sono abbastanza amico in questo gioco, penso l'avete capito. Uno dei titoli più sottovalutati secondo me per Neo Geo, che oggigiorno su Neo Geo AES ha praticamente raggiunto delle cifre mostre sui 2-3 euro o qualcosa di simile. Ok, ora posso usare i miei pugnali, non lo so, spada curta, sono io alle armi che usavo attacchi di Soul Calibur. Senti questo, sto gioco ha un combo system abbastanza completo, senza usare nemmeno le super gacce. Ovviamente giocarci davanti alla telecamera è tutta un'altra cosa. Magari giocato senza pressione riesco a fare di più. Yeah! In sala non l'ho mai visto, perché questo è un gioco abbastanza di nicchia, però l'Eddie che ne faceva dei giochi fighi. Ma dopo ne mettiamo un altro. Ok, passiamo al prossimo gioco di NDK. Ok, come potete vedere, World Heroes Perfect. Ce l'ho già Sega Saturn, un regalo del mitico Michele Duraccio, che oggi mi ha mazzulato senza pietà. Praticamente è l'ultimo capitolo di questa serie di fighting game della NDK magnifica, l'adoro. Io ho i primi tre Neo Geo AES e il quarto appunto per Sega Saturn. Molti dicono che questo sia il migliore della serie, però sicuramente è il meno popolare. Quando è uscito in sala ormai nessuno se la cagava più questa serie. Il mio personaggio preferito ovviamente è Hanzo, il Ryu della situazione, ci mancherebbe. Come avete potuto comunque notare, la maggior parte dei giochi inclusi in questo Neo Geo Mini sono tutti fighting game. Mi chiedo il motivo. Vabbè, a parte gli scherzi, lo sapete tutti, il Neo Geo è l'hardware per eccellenza dei fighting game, assolutamente. Ne arriva tantissimi e di una qualità media altissima. Peccuso! Ovviamente mi trovo meglio a giocare col pad del Saturn. Comunque farò del mio meglio per farvi assistere a un gameplay decente. Ma devo picchiare sto cacchio di Jack lo squartatore. Peccuso! Usa un sistema di super simile a quello Darkstalkers, praticamente. Eseguendo per esempio lo Shoryuken con la barra Ido al massimo, posso eseguire uno Shoryuken potenziato. Che anche Hanzo c'ha il suo classico Shoryuken, ovviamente, non poteva mancare.
Poi premendo i due pugni contemporaneamente, o i due calci contemporaneamente, posso usare un colpo potente. Quindi è un sistema basicamente a 6 tasti, a differenza dei World Heroes passati. Questo dal punto di vista competitivo è il World Heroes più apprezzato. Peccato che non sia stato cagato da nessuno all'epoca. Ok, passiamo al prossimo. E beh, ultimamente abbiamo vinto gli europei, quindi il prossimo è un bel gioco di calcio. Super Sidekicks! Questo in sala non l'ho mai visto. Ho visto il sequel che possiede Neo Geo AES. È il mio gioco di calcio arcade preferito, praticamente Super Sidekicks 2. Questo primo gioco invece non mi piace tantissimo, soprattutto per la visuale troppo distante secondo me dai giocatori. Poi il livello di difficoltà è assolutamente insane, è arduo come la fanno. Italy! Un po' di spread scaling, dicevo. Oh, ho scelto la Germania per sbaglio, cacchio, allora sarà un piacere perdere. Come al solito perdo sempre, ma almeno questa volta sarà un piacere. Forza Italia. Almeno la nazionale merita, almeno quello. Cacchio! Dai, facciamo sto cacchio di gol per i cucchi. Che all'europeo non hanno fatto un cacchio. Ace! Questo sarebbe il mio asso. Cacchio, l'asso nella mano. Cioè lui è più forte. Shoot! No no, cacchio, scrossato. Dai, non ci so proprio a giocare, scusate. Questo gameplay pessimo. Comunque vi ripeto, preferisco il 2 ampiamente. Il 2 e tutti quelli successivi. Minchia! Riesco a fare almeno un gol, per piacere. Ovviamente questo è un gameplay da profano, non giudicatemi troppo negativamente. Gameplay assolutamente da profano. Ah, shoot! Una cosa che è molto carina del sequel, quando devi tirare dalla distanza, spesso la telecamera passa praticamente in terza persona alle spalle del giocatore. Shoot! Cacchio! Questa feature non è presente, se non ero in questo primo Super Sidekick. Che in sala non l'ho mai visto, però è carino, ma ha una CPU troppo tosta. Cacchio, no, 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 no! Ah, mi sono salvato. Ah, qua la Germania è abbastanza forte, secondo me. Ovviamente solite musiche Neo Geo style, soliti strumenti del Neo Geo. Fighissimo. Ok, un bel tiro che non è servito a un cazzo. Centralista, un po' di sprite scaling, effetto zoom, zoom out. Zoom in, zoom out in questo caso. Nel secondo invece questo effetto zoom è quasi completamente assente. Qua la telecamera, come ho detto prima, è molto più distante rispetto ai successivi. E non segnano, cioè io li voglio pure far segnare. Forza Italia, cacchio. Basso Germania, forse Italia. Prendilo nel sederino. Vabbè, vi faccio vedere il prossimo gioco che sto giocando troppo male. Top Hunter, che oggi pure ha raggiunto delle cifre abbastanza ragguardevoli in versione Neo Geo AES. E Yaku Mega Shock, Neo Geo, The 100 Mega Shock. Normal, MVS non la metterei mai. Se non scegliere anche lo stage. Se non mi sbaglio ci sono alcuni contenuti extra rispetto alla versione Neo Geo MVS in questa versione AES. Come ho detto prima, questo tutto in versione AES, questi giochi del Neo Geo Mini. Scelta abbastanza azzeccata, dato che i giochi spesso in versione AES avevano alcuni piccoli extra rispetto alle versioni arcade. Anche se poi i giochi in sé erano identici, perché come sapete Neo Geo AES e Neo Geo MVS hanno praticamente lo stesso identico hardware. Anche per questo le cartucce AES all'epoca costavano un occhio della testa. Non come adesso, per carità, adesso costano molto di più in linea di mezzo. Cacchio! Questo gioco ce l'ho anche digitale su Switch, Vignaca. Ah, prendi questo. È un platform side scroller con elementi da bitmap molto carino. Sono passato da un piano all'altro, fate alcuni style, o shinobi style, fate hobby style. Siano quei vecchi giochi 2D che tentavano di avere qualche sembianza di 3D praticamente.
Jump. Questa idea di entrare nei veicoli poi sarebbe stata ripresa per esempio in Metal Slug, magnifico Metal Slug. Graficamente gli somiglia anche molto, ma che io sappia non è stato programmato dalle stesse persone, solamente questo tizio allunga le mani, sembra un pochino Rubber di One Piece. Ok, ha attivato uno switch. Vediamo un po' il punteggio del cacchio, signori. Questo l'ho chiuso proprio su Switch con il mitico Michele Duraccio in Coop. Che c'era anche in due questo c'è. Ok, passiamo al prossimo. Allora, ASOC. Poco Neo Geo. ASOC. Praticamente è il sequel di Alpha Mission, alcuni ve lo ricorderanno sicuramente su NES. Porting NES abbastanza decente di uno shoot'em up da sala di SNK. Questo è Alpha Mission 2. Diciamo migliore sicuramente del primo, però vi raggiungo. In sala girava sul Neo Geo MVS, hardware più potente di quello che faceva girare in sala del primo, uscito alcuni anni prima, ovviamente. Classico shoot'em up verticale, niente da aggiungere. A sfondo spaziale. Poi non posso dirvi le particolarità di questo tiro perché lo conosco poco. Si possono far rimbalzare gli items, i bonus, sparandoli alla Twin B. Graficamente non è malvagio, ma il Neo Geo AS poteva fare di meglio. Molto probabilmente. L'autofire è abbastanza lento, conviene premere ripetutamente, cacchio. Ok, mi sono potenziato. Ovviamente questo gioco non spiccava molto rispetto ai suoi contemporanei, però il Neo Geo AS di shoot'em up verticali pure ce ne ha alcuni decenti, tipo Ghost Pilot, pure abbastanza carino, secondo me poteva ancora giocare, ne parlano abbastanza discretamente. Ok, passiamo all'ultimo titolo e poi ci salutiamo, cari. Allora, l'ultimo titolo è Samurai Showdown 5 Special, o Samurai Spirit Zero Special, qualcosa del genere. Praticamente uno dei giochi più cari in versione Neo Geo AS sarebbe una versione modificata di Samurai Showdown 5. Io lo possiedo già digitale su PS4, dei Mystic Code, una cosa del genere, un porting abbastanza caruccio su PS4 con alcuni extra. Poi ce lo giochiamo anche su Neo Geo Mini. Non è il mio preferito della serie, però è molto valido assolutamente. Il mio preferito resta sempre il secondo, di cui prima o poi vi farò un bel unboxing sul canale per l'inversione Neo Geo AS. Scelgo il solito Omaru, il protagonista. Nei cartoni animati, nei videogiochi, nei film, il personaggio preferito è sempre il protagonista per quanto riguarda il vostro fazzale. Allora, premendo slash medio e slash debole, posso eseguire uno slash potente, di slash. Prendi questo! Combatto contro un Omaru color sangue. Caccio! Di sangue ne vedo abbastanza, dai! Non è censurata questa versione Neo Geo AS. Occidentale. Che ricordiamo che sto gioco ha avuto varie release. La seconda, praticamente, se non erro, aveva alcune modifiche. A livello di censura, queste cose così. Che ci fu un massacro in Giappone, ci fu un caso di cronaca nera e allora iniziano a censurare vari giochi, tra cui anche questo Samurai Showdown 5 Special. Misero in commercio delle carte S, se non erro, modificate. Porco giudeo. Ah, questa è la versione giapponese. Ecco perché non era censurato. Comunque, da quello che ricordavo, alcuni titoli, se metti il linguaggio inglese, esce la versione appunto occidentale con le censure, così ricordavo, magari mi sbaglio. Ok, gioco assolutamente fantastico, amici miei, è emulato abbastanza decentemente, non noto gravi imperfezioni assolutamente, anche se la migliore versione probabilmente è quella dei Code Mystics, come cazzo si chiamano, su PS4.
Ok, possiamo terminare sto cacchio di fazzare unboxing. Beh, Neo Geo Mini, cosa dire? Eh sì, una fantastica operazione nostalgia, secondo me è ben riuscita. Io l'ho fatta vedere con un po' di ritardo rispetto ad altri, ma spero che il mio parere conti per voi. Secondo me è assolutamente da avere, se lo trovate a un 100 euro poco più prendetelo, perché è un bello oggettino, ovviamente più per collezionismo che per altro, però anche da giocare è simpatico secondo me, se non avete troppe pretese. Comunque come oggetto da collezione è fantastico e sicuramente fra una trentina d'anni lo troveremo a un prezzo assai maggiorato, tra 30 anni quando saremo un po' più vecchi. Poi per il resto, se non l'avete già fatto, come al solito vi esorto a iscrivervi al canale Fazzares, amici miei. Come al solito attivate la campanella, condividete questo video se vi va, commentate, mettete like e magari date anche un'occhiata ai social network in descrizione. Fazzares torna per voi fra 2 settimane, penso con un Fazzares senza on, devo ancora decidere. Per il momento devo ancora pianificare il tutto, ma spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che vi sia garbato tantissimo perché l'ho fatto con massimo impegno. Spero che la mia opinione serva a qualcosa, diciamo, in relazione a un futuro acquisto da parte vostra di questo mitico Neo Geo Mini, chi lo sa. Come al solito, stay tuned e buona, ci vediamo alla prossima allora. Ok, spero che il buon Duraccio sia fiero di me, sia orgoglioso di questo unboxing. Vado proprio a riferirgli il tutto. Oh, no.